Eventi per tutte le fasce d'età, dai grandi ai più piccoli, e provando ad incrociare i desideri di ognuno, dalla cultura al teatro, dalla musica allo spettacolo. È il cartellone della 13ª edizione di Luci d'Artista, presentato questa mattina al Comune di Salerno. E a Capodanno, concerto in piazza con Max Gazzè e Clementino. Sono felice che il sindaco abbia scelto Max Gazzè. Chi lo sa e chi mi conosce sa che Max Gazzè sono un suo fan, nessuno potrà dire che non è così, sono veramente un suo fan. E poi credo che anche la scelta di Clementino sia per accontentare i più giovani di un genere diverso, rap, ma che oggi, voglio dire, da qualche anno è già tanto in voga. E ci sono una serie di iniziative che abbiamo pensato un po' per tutti i gusti, per le famiglie, soprattutto per i bambini, ma anche per le persone che vogliono venire in città non solo il weekend, può visitare una mostra, può visitare un presepe, può andare al villaggio di Babbo Natale, può sentire un po' di musica. Intanto la città si gode l'invasione pacifica di turisti. Tra il weekend con l'inaugurazione dell'albero, il prossimo dell'Immacolata, strutture ricettive piene e centinaia di autobus già prenotati per l'ennesimo fine settimana, da tutto esaurito. Credo che quest'anno le cose stiano andando ancora meglio degli anni passati ed è complicato immaginare una cosa del genere, ma così è. Ieri, fra sabato e domenica, 700 pullman. Noi stiamo arricchendo l'iniziativa con una serie di aspetti formidabili, collaterali, in quanto momenti culturali e commerciali, e credo che questa faccia il premio sul grande successo.